Renault, leader dei veicoli elettrici in Europa nel 2015, prosegue il suo impegno nella diffusione della mobilità elettrica, partecipando da protagonista alla prima edizione dei Revolution Electric Drive Days, evento interamente dedicato alla mobilità elettrica, che si è svolto presso il centro di guida sicura ACI di Leinate. La berlina compatta Zoe, city car, simbolo per innovazione tecnologica, zero emissioni e per sicurezza, come il quadriciclo Twizy, che ha rivoluzionato il concetto di mobilità urbana, conquistando con le sue forme futuristiche e sorprendenti, sono state messe a disposizione del pubblico per emozionanti test drive su pista. Sono macchine che hanno una tecnologia superiore alle macchine normali, chiamiamole così, o comunque a motore termico, e offrono delle sensazioni sia di velocità che di comodità. Beh, la Twizy è estremamente divertente, come guidare un go-kart elettrico in piena città in mezzo al traffico. A Milano è divertentissima, ad esempio è possibile andare sulle corsie preferenziali, quindi la mattina quando il traffico è congestionato chi va in circonvallazione sfreccia mentre tutte le altre macchine sono. Viene in mente la scena del film di Alberto Sordi quando dice lavoratori e gli fa la pernacchia. È veramente divertentissimo, è uno degli acquisti migliori della vita, li consiglio a tutti quelli che vogliono provarlo, ve ne innamorerete. Direi che è una scelta su cui anche persone indecise o quantomeno curiose dovrebbero cominciare a fare una pensata. Secondo me un'auto si sceglie un po' anche col cuore e mi è subito piaciuta esternamente come design esterno, interno. I Revolution Electric Drive Days rappresentano anche l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte della mobilità elettrica in Italia alla presenza delle istituzioni. Un'iniziativa questa apprezzata e sostenuta da Renault come opportunità di incontro di tutti gli attori coinvolti, la cui azione sinergica è essenziale per un effettivo sviluppo su larga scala della mobilità elettrica nel nostro paese. L'unico modo è quello di far parlare i vari soggetti coinvolti e avere la pazienza di mettere nero su bianco e consolidare le idee che abbiamo in termini di cose che dobbiamo fare. Io non ho la sfera di cristallo sul futuro, quello che ho registrato è una grande volontà di essere coordinati, di lavorare insieme e di portare valore aggiunto a ciascuna amministrazione per le competenze e le prospettive che ha. Io sono abbastanza confidente di questo. Renault conferma così il suo impegno volto a collaborare attivamente con il governo e le istituzioni nazionali e locali per contribuire ad identificare le migliori soluzioni per favorire l'adozione dei veicoli elettrici da parte di soggetti pubblici e privati, dalle agevolazioni all'acquisto alla diffusione dell'infrastruttura di ricarica. Renault, con la sua gamma elettrica presente oggi sul mercato, da Twizy alla versione per il trasporto merci Twizy Cargo, da Zoe a Kangoo ZE, soddisfa le più diverse esigenze di utilizzo e prosegue il suo percorso verso una diffusione della mobilità elettrica su larga scala attraverso la consegna di flotte pubbliche e lo sviluppo del car sharing. Renault ZE, zero emissioni, zero rumore.